Dunque, facciamo un po' di considerazioni abbastanza semplici sui controllori, facendo riferimento a un sistema in reazione piuttosto elementare. Tanto quello che diciamo poi riusciamo a generalizzarlo abbastanza bene. Immaginiamo che c'è un processo PDS, per esempio può essere la funzione di trasferimento che abbiamo calcolato prima, che dal duty cycle in ingresso ci dà la tensione di uscita. Quindi questo è il processo, questa è la grandezza y di t che noi vogliamo e adoperiamo un controllore in ingresso. D'accordo, quindi questo è l'errore. Questo è per esempio se prendiamo prima l'abbiamo chiamata VCDT, se ci fate caso, aspettate, ho cambiato pagina. Ho cominciato a registrare, sì. Se cambio pagina, immaginate noi da qui, ingresso VC, uscita VO, può essere tutto il processo, no? Che ci consente. Mettiamo anche il modulatore PWM dentro quel processo che linearizziamo. Allora, quindi qui in ingresso noi abbiamo un confronto tra la grandezza d'ingresso e l'uscita. E quindi questo è il controllore. Quindi EDT è l'errore e è dato. Chiaramente se ci mettiamo nel dominio di S, EDS sarà VDS meno YDS, chiamato V non fa niente, quindi VDS Y sarà P per C per E. P di S per C di S per E di S e questo ci fa ricavare E di S che è uguale a V di S diviso 1 più PC. E Y di S sarà P di S per C di S per E, quindi per 1 più P di S C di S per V di S. Questa è la funzione di trasferimento complessiva e questo è l'errore in funzione dell'ingresso. Questa quantità P per C è quella che prima abbiamo chiamato T di S e tra parentesi il T è uguale al meno beta A che vedete, che, insomma, con cui siete più familiari a elettronica analogica, per esempio. Allora, va bene. P è dato, C lo scegliamo noi. Ok? Quindi qual è il criterio con cui scegliamo P? Bisogna ragionare su quali sono gli obiettivi. Obiettivi per la scelta di CDS. Oh, ci sono un po' di obiettivi. E possiamo volerli risolvere, possiamo volerli aggiungere tutti o una parte, un po' l'abbiamo già detto, ma insomma scriviamoli perché fa più comodo. Allora, uno è il fatto di avere un sistema stabile, abbiamo detto. Che il fatto di avere un sistema stabile ci consente di dire noi abbiamo un'uscita limitata se l'ingresso è limitato, no? Quindi siamo sicuri che l'uscita non ci scappi. Va bene. Un'altra cosa che possiamo fare è minimizzare l'errore. Perché è chiaro, no? Se il sistema a ciclo chiuso ha un guadagno d'anello abbastanza alto, vedete in pratica la funzione di trasferimento tra y e v tende a 1 e l'errore ovviamente se p per 1 più PC è quello che è il fattore di reazione, no? PC da solo è il guadagno d'anello. Se in modulo il fattore di reazione è abbastanza grande, noi abbiamo
l'errore che tende a zero. Quindi noi possiamo voler minimizzare l'errore, possiamo scegliere in che modo, possiamo voler minimizzare l'errore medio, il valore quadratico medio dell'errore, oppure una media su un campione, una statistica calcolata in un certo modo, e possiamo entrare nel dettaglio di cosa vuol dire minimizzare l'errore. Ma insomma, diciamo, al primo ordine ci capiamo. Un'altra cosa che vogliamo poter fare, per esempio, come vi dicevo prima, minimizzare il tempo di risposta. Che vuol dire, per esempio, possiamo porre in questo modo, se ho un gradino in ingresso, in quanto tempo l'uscita raggiunge il 90%, il 98%, il 95% del valore di regime, per esempio, no? Oppure raggiunge l'uscita entro un errore inferiore al 5%, 2%, 10%, insomma, scegliamo come ci pare, ma insomma, quello può essere un altro criterio aggiuntivo rispetto agli altri, no? Perché l'errore può essere minimo, ma essere aggiunto piccolo a piacere in modo asintotico, oppure può essere aggiunto errore entro l'1% in un tempo breve, e questo chiaramente impone una certa velocità di risposta al sistema, che vuol dire una banda abbastanza grande alla funzione di trasferimento che otteniamo. Va bene, allora, qual è il criterio con cui si sceglie C? E quali sono le forme tipiche che ci può assumere? Allora, una classica forma per C è quella del controllore PID. Ok? Vediamo com'è fatto. A volte viene citato il controllore PID automazione, non so se nel caso vostro l'avete visto. Sì? Ok, vabbè, ci prendiamo un pochino di tempo in più perché a volte magari non è inserito nello stesso modo. Allora, il controllore PD come è fatto? Ha una somma di componenti che sono una parte proporzionale, una parte integrativa e una parte derivativa. Tipicamente una forma del genere. Ora, questo lo potete scrivere in questo modo, oppure i coefficienti li potete vedere scritti in un altro modo, che è questo, in sostanza, dove invece dei coefficienti della somma avete una costante di tempo di integrazione, chiaramente le due cose sono uguali, e una costante di tempo di derivazione. Ora, non c'è bisogno che vi ricordi che ovviamente questa forma qui non è propriamente ottenibile, perché vedete in sostanza questa la componente derivativa mi dà il numero di zeri maggiore del numero di poli, che è una cosa che non ci può essere. In realtà questo vuol dire che probabilmente avrò anche il polo, ma un polo che magari interviene a frequenze così alte che non mi interessa più. Quindi non avrò mai soltanto lo zero, ma avrò anche un polo, cioè, sperabilmente molto molto in alto. Allora, ripeto, probabilmente dico un po' di cose che conoscete già, ma insomma per esperienza vale la pena un po' farlo. Come è fatto questo il diagramma di Bode di questo controllore? Se io faccio C di J omega in dB, facciamo solo quello di ampiezza, io che cosa mi aspetto? Io mi aspetto che a bassa frequenza comandi la componente integrativa, quindi qui c'è il termine K I su S che comanda. A frequenza intermedia comandi il termine KP, e a alta frequenza certamente a un certo punto comincia a comandare il termine derivativo. Poi il fatto che ci sia quell'altro polo molto molto più in alto vorrà dire che qui, invece di essere fatto così, a un certo punto avrò un altro polo che mi dà
condizione stazionale. Quindi se volete andare a vedere la cosa, qui in pratica qui le cose si sommano, quindi mi aspetto che questo sia in realtà le curve siano stondate, no? Immaginatevi tracciato diagramma asintotico fatto a segmenti. Cos'è che mi aspetto? Mi aspetto che in questo punto questa frequenza qui corrisponde a quando KI su S è uguale a KP, quindi questa qui corrisponde a KI su KP, questa qui invece corrisponde al caso in cui KP è uguale a KD per S, quindi questa è KB su KS, KP su KD, e questo qui invece corrisponde al polo alto 1 su tau che mi dà la situazione, ciò che mi fa tornare orizzontale la risposta in frequenza. Quindi, in pratica, noi scegliendo quei parametri, i parametri del controllore, scegliamo i punti in cui il controllore ha cambiamento di comportamento in frequenza. Allora, qual è il ragionamento che vogliamo fare? Il ragionamento è quello di dire, vabbè, com'è che dobbiamo scegliere il controllore per com'è che dobbiamo scegliere il controllore in funzione degli obiettivi che vogliamo raggiungere. Allora, guardiamo prima il discorso di minimizzare l'errore, okay? Che da un certo punto di vista è un pochino più semplice. Per esempio, immaginiamo di voler minimizzare l'errore nella risposta al gradino. Ma io qui la risposta al gradino. Immagino che il segnale d'ingresso abbia un andamento a gradino e vado a vedere come è fatta l'uscita. Oh, ripeto, io non mi aspetto di dirvi niente di nuovo in questo momento, però come al solito non so esattamente su tutto quello su cui posso contare. Immaginate che questa sia la risposta a gradino, quindi questo VDS che è l'ingresso sia di tipo 1 su S. Immagina, tanto è lineare tutto, quindi possiamo mettere ampiezza 1 nel regime della trasformata di Laplace diventa 1 su S. Allora, a questo punto E di S, avevamo scritto prima, è uguale a V diviso 1 più PC, quindi è uguale a V di S diviso 1 più PC. E in questo caso vuol dire 1 su S per 1 più PC. PC sono funzioni di S. Ok, allora l'errore asintotico, il limite di EdT per T che tende a infinito, vi ricordate, sono teoremi classici, i primi teoremi che si imparano nella trasformata di Laplace, è il limite per S che tende a 0 di S per EdS. E quindi vuol dire che è il limite per S che tende a 0 di 1 più PC. Va bene. Allora, P è fatto come è fatto. Negli esempi che abbiamo visto ora, P sono due poli reali distinti o due poli complessi coniugati, a parte la negativa in tutti i casi. Quindi mi potete immaginare. Per S uguale a 0 non ha niente di particolare. Il valore di P che abbiamo calcolato noi nel caso di prima, per S uguale a 0, è il rapporto di conversione in continua. Quindi è una quantità costante che dipende da duty cycle, quindi è un numero, okay? Niente di particolare dal punto di vista del limite. C invece può cambiare, e in particolare ci sono due situazioni che dobbiamo tenere presenti. Una situazione è se C ha una componente integrativa non nulla, quindi se C ha una componente integrativa non nulla, che vuol dire KI è diverso da zero, allora il limite va a zero, no? Perché C ha un termine 1 su S, quando S tende a 0 il denominatore diverge e quindi il rapporto fa 0. Quindi
il limite per t che tende a infinito dell'errore è nullo. Perché il limite per s che tende a infinito di, scusate, per s che tende a 0 di c è infinito. Ok, vabbè, se invece c ha Ki uguale a 0, quindi non ha la componente integrativa, cosa ci dobbiamo aspettare? Vabbè, ovviamente il limite per s che tende a 0 di c è Kp, quindi limite per s che tende a 0 di c è uguale a Kp, e quindi il limite per t che tende a infinito di e di t sarà, in base a quello che abbiamo calcolato prima, sarà 1 più 1 diviso 1 più pi di 0 per kp. Quello quindi chiaramente può essere piccolo a piacere, ma di sicuro non è nullo. E questo si chiama offset del sistema. Questo in pratica è una cosa che, insomma, ovviamente sapete bene, che ci dice da subito che dobbiamo aspettarci un errore non nullo, in ogni caso, diciamo anche a tempo infinito, comunque il sistema si setta su un errore non nullo, che possiamo controllare, però vedete non viene proprio ottima la cosa perché pi di 0 può essere anche relativamente piccolo, no? Quindi non è così, è una cosa che spesso ha una quantità proporzionale a duty cycle, quindi per valore di duty cycle, nell'esempio che abbiamo fatto prima, per valore di duty cycle vicini a 0, ecco il pi di 0 si avvicina a 0, quindi qui l'errore può essere anche significativo in assenza di una componente integrativa. In presenza della componente integrativa, invece, siamo sicuri che l'effetto è positivo. Allora, un'altra cosa che è utile tenere presente, cioè giusto un po' per richiamare alcuni concetti su questo tipo di controlli, è l'effetto sulla stabilità del valore di C. Allora, l'effetto sulla stabilità, chiaramente non è facile a dirlo in termini totalmente generali, no? Facciamo un ragionamento in termini plausibili per quello che abbiamo visto noi. Allora, per quello che noi abbiamo visto, PC, anzi, P è passabasso. Nell'esempio di prima, per esempio, P era passabasso e con, lo prendo un secondo così lo rivediamo insieme. P in questo caso è questo, è GD per H diviso VM, va bene? Tanto non possiamo fare un discorso troppo astratto e quindi facciamolo con riferimento a quello che abbiamo calcolato. Allora, vedete, vediamo un po' se riesco a non sbagliarmi. Allora, vediamo un po' la situazione. Oh, prendiamo questo, ok. GD era venuto negativo, va bene, VG meno VO è negativo, VG meno VO, sì, direi perché dipende, VG meno VO può essere sia negativo sia positivo, dipende dal fatto che VG sia... Dunque, VG meno VO l'ho preso con segno più, quindi no, viene sempre positivo. Va bene, quindi GD0, scusate, viene negativo, perché VO è negativo, quindi VG meno VO è una quantità positiva, 1 meno D è positiva, quindi c'è un meno, ok? E poi
Quindi si parte con fase negativa, poi ci sono due poli, a parte reale e negativa, quindi due poli mi danno complessivamente 180 gradi a scendere, e poi c'è uno zero reale positivo che mi fa scendere gli altri 90 gradi. Quindi io cosa faccio? Parto all'inizio con un segno negativo, giusto? Quindi parto con fase meno pi greco e poi perdo 3 perdo 3 pi greco mezzi. Ok, vediamo se è giusto. Mi lascio un attimo stupito il fatto che sia negativo la fase di partenza, però è giusto così. Vi torno, vero il discorso? A me non. Dunque, c'è una cosa che non mi torna sul segno, per cui mentre parlo sto pensando se il segno è giusto. Perché il segno dovrebbe essere indipendente. Va bene, ok, no, non è un problema. No, perché pa si parte male col segno, no? Quindi mi conviene, in questo caso particolare, fare in modo che il coefficiente del C abbia segno negativo. Allora, ripetiamo, la parte costante sia negativa. Allora, quindi, ricapitolando, allora, HP. P è passabasso. Allora, C di J omega, per come ho scritto C, è fatto così, KP che moltiplica 1 più, anzi facciamolo per pezzettini perché viene meglio, viene KP 1 più 1 su j di i per omega più j omega tau d. Allora, cosa devo fare in questi casi? Se rappresento sul piano complesso pc di omega, mi aspetto una cosa del genere, per esempio, si parte così, da un valore positivo e poi io perdo, per esempio, 3 parto positivo, perdo 3 pi greco mezzi e finisco in questo modo. Quindi questo è all'aumentare di omega. Va bene? Quindi questo è pc di j omega. Qui si va per omega uguale a 0, quindi si parte con una fase, per esempio, positiva, quindi dipende dal segno di C anche, e poi si chiude con una fase negativa. Qui c'è meno 1. Allora, io di che cosa mi devo preoccupare? Beh, chiaramente mi devo preoccupare del margine di guadagno e del margine di fase. Com'è che li calcolo? Immaginiamo che la frequenza per cui la fase sia nulla la chiami omega star, quindi immaginate che per omega uguale omega star pc, la fase di pc di j omega star sia nulla. Allora, chiaramente il margine di guadagno per definizione è l'inverso del guadagno d'anello calcolato in J omega star.
Allora, io tipicamente voglio che il margine di guadagno sia superiore a un certo valore. Allora, che cosa succede quando vario le quantità? Vediamo le varie cose. Posso cambiare KP. Se aumento KP, siccome KP è qui a moltiplicare, aumentare KP mi porta in questa direzione. Quindi mi riduce il margine di guadagno. KP è il denominatore del margine di guadagno. Quindi, giusto per tenermi presente la cosa, se aumento KP, KP si riduce il margine di guadagno. L'altra cosa che posso fare è agire su KI, quindi sulla componente immaginaria. Aspettate, ragioniamo per comodità, facciamo così, scusate. Mi conviene ragionare sui K, più KI S più KD per S, così. Allora, di qui devo mettere J omega. Allora, se aumento KI abbasso la fase, no? Quindi con KI io ruoto in questa direzione. Quindi se ruoto in questa direzione riduco il margine di guadagno. Perché riduco il margine di guadagno? Ora è chiaro che non posso fare un discorso rigidamente matematico, no? Però se il modulo di PC si riduce all'aumentare della frequenza e la fase scende alla metà della frequenza, se ruoto la fase così, il valore assoluto dell'ordinata della scissa per la quale la fase è nulla aumenta, perché in pratica queste distanze all'origine sono sempre più piccole, quindi se faccio una rotazione in questo modo mi si sposta il punto di intercetta verso sinistra e quindi il margine di guadagno mi si riduce. Quindi avviene la stessa cosa. Se aumento KI si riduce il margine di guadagno. E per finire, dall'altra parte invece KD ha l'effetto opposto, perché vedete KD agisce su una quantità che tira su la fase e quindi se aumento KD aumenta il margine di guadagno. Allora, poi questi sono dei ragionamenti estremamente essenziali, però ricapitolando, se ricorro a una forma tipo un controllore PD, io di fatto che cosa vado a fare? Beh, essenzialmente componente integrativa e la componente derivativa mi servono a due funzioni opposte, no? Cioè, introducendo la componente integrativa essenzialmente annullo l'offset, ed è il motivo per cui la introduco, peggioro però il margine di guadagno e con la componente derivativa compenso aumentando il margine di guadagno. Tutto, alla fine uso le operazioni in questo, cioè uso le costanti in questo modo. Quindi parte KP proporzionale mi aumenta in generale il valore del guadagno d'anello, però quindi mi riduce l'errore in un ampio margine di frequenze. Se lo voglio azzerare a frequenza nulla,
devo mettere la componente integrativa e una volta che ho messo queste due cose, tiro su un po' il margine guadagno aggiungendo componente derivativa. Approssimativamente questo è il modo in cui usiamo il meccanismo. Ora, nella pratica, come vi accennavo, in realtà più che realizzare una funzione di questo tipo, una funzione analogica di questo tipo, abbiamo un microcontrollore, no? Per cui spesso, se volessimo scrivere in termini pseudocodice, il programma che implementa il controllore sarebbe più ragionevolmente fatto così. Ve lo scrivo come pseudocodice, senza fare riferimento a un codice particolare, ma giusto per farvi vedere che si ripetono tutti i punti. In pratica io posso parto azzerando il contatore che tiene conto del tempo. Questo qui mi serve e hold è l'azzeramento del vecchio errore e poi comincio a fare un ciclo per sempre, forever do. Ok? E che cosa faccio? Calcolo l'errore. L'errore è il set point, quindi il valore desiderato meno la posizione iniziale, chiamiamolo actual position, il valore di y reale. Una volta che ho il set point faccio l'integrale, che in questo caso particolare è semplicemente questa è l'integrale dell'errore, cioè prendo il valore dell'integrale all'istante precedente e ci sommo e per dt. Immaginate che dt sia una costante, calcolo il termine derivativo, che faccio e meno il valore precedente dell'errore diviso dt, quindi questa è la derivata dell'errore, e poi calcolo l'uscita istante per istante del controllore facendo kp per e, che è la componente proporzionale, KI per I che è la componente integrale, più KD per D che è la componente derivativa. Aggiorno il vecchio valore di EHOLD che mi serviva al turno successivo, aspetto un tempo di T, cioè che è l'intervallo temporale, e poi chiudo il ciclo e ricomincio da capo. Quindi di fatto sono poche righe che fa comportamento equivalente al controllore. Vedete, nella pratica lo descrivo nel dominio del tempo. Chiaramente, diciamo, a bassa frequenza, per frequenze inferiori a 1 su dt, questo equivale al controllore. Come comportamento quel controllore. Ma nella pratica lo implemento così. Le quantità su cui devo intervenire sono esattamente le tre variabili che ho, che sono i tre coefficienti del controllore. Ok? Per capirci, il polo alta frequenza, quello che è il polo alta frequenza e il derivatore, non lo definisco mai. In realtà, se ci fate caso, per quelli che voi, di voi sono un pochino, diciamo, che hanno un po' più voglia di ragionare con la trasformata Z, quel polo lì è implicitamente definito nel momento in cui decido quant'è delta T. Quello che poi mi dà comportamento. Non sto neanche a scriverlo. Nella pratica io che faccio? Faccio in modo che dt sia sufficientemente piccolo per cui la frequenza, l'inverso di dt, che corrisponde alla frequenza alla quale mi inizia a staccare dal comportamento tempo continuo, effettivamente è molto più in alto delle frequenze che mi interessano e tira dritto. Va bene. Una piccola cosa che può far comodo ricordare in certi momenti è che, vedete, in questo modo, se tornate un attimo su, in pratica, vedete l'espressione della funzione di trasferimento, quando voi toccate il controllore per spostare la posizione dei poli del sistema, che è quello che di fatto fate, in realtà alterate anche gli zeri, no?
cioè, definiteci sulla base di come volete poli e per ovvi motivi state spostando anche gli zeri, no? Quindi, allora, la cosa interessante in certi casi, siccome poi gli zeri contano nel valutare soprattutto la risposta a gradino o la risposta a determinati tipi di impulso, può essere interessante vedere di modificare separatamente gli zeri e i poli. Okay? E chiaramente non si può fare in questo modo. Per modificare separatamente gli zeri e i poli bisogna inserire il controllore in modo un pochino più complicato, è quello che si fa col cosiddetto controllore PID industriale, che vi faccio vedere. Una cosa molto rapida, controllore PID tra parentesi industriale, quindi si agisce separatamente sugli zeri e sui poli. Com'è che si fa? Si fa in questo modo, si usa un controllore che fa questa cosa. Vedete, invece di mandare la stessa quantità in pasto alla componente proporzionale, alla componente integrativa e alla componente derivativa, si mandano quantità diverse. Per esempio, alla quantità proporzionale si manda la differenza tra il set point e il valore attuale, quindi questo effettivamente è quella quantità che abbiamo chiamato EDS. Va bene? Alla componente integrativa invece non si manda proprio l'errore, ma si manda l'ingresso moltiplicato per alfa meno l'uscita. E alla componente derivativa si manda l'ingresso moltiplicato per beta e l'uscita. Quindi in sostanza si aggiungono 2 gradi di libertà. Questi sono 2 gradi di libertà in più. Oltre i 3 gradi dei tre coefficienti, se ne aggiungono altri 2. A questo, in realtà, se andate a fare il conto, equivale a fare un ragionamento di questo tipo. È come se voi aveste usato una funzione di trasferimento per V e una funzione di trasferimento diversa per Y. Cioè, come se voi aveste moltiplicato V per KP più alfa KI su S più beta KD per S, e invece Y esattamente per KP più KI su S più KD per S. Questo col segno meno. Quindi, dove questa qui è la CDS, cioè la funzione di trasferimento del controllore PD che abbiamo visto insieme, e questa qui è un'altra funzione di trasferimento, vedete, un'altra sorta di controllore PD che chiamate per esempio C'DS. Allora, quindi il circuito in pratica che cosa è uguale? Equivale a questo, in sostanza, UDS, che è la funzione che va all'ingresso del processore, questo è y di s, e qui c'è, questo è cds, questo è c' di s e questo è v di s. Qui va più e qui va meno. Vedete, questo è il circuito equivalente. In pratica la funzione in uscita, invece l'uscita del controllore in realtà è la differenza delle uscite a 2 controllori distinti. Quindi non ho esattamente l'errore, non lo calcolo effettivamente, ma lo faccio generare in questo modo. Questo a che cosa vuol dire? Vuol dire che y su v in questo caso mi viene uguale a p per c' diviso 1 più pc. Quindi vedete, in sostanza c' agisce sugli zeri. Della funzione di trasferimento e C invece agisce sui poli. Quindi in pratica
cosa succede? Che il ragionamento sul controllore per la posizione dei poli, per la stabilità del sistema, per il ragionamento che abbiamo fatto sull'errore asintotico, rimane quello di prima. Però ho due gradi di libertà in più, quella quantità alfa e quella quantità beta, che entrano dentro C', come vedete, quindi mi danno due gradi di libertà in più per aggiustare gli zeri della funzione di trasferimento. Chiaramente, quindi ho due gradi di libertà in più, ho tre gradi di libertà per i poli e due gradi di libertà aggiuntivi per sistemare gli zeri, perché con alfa e beta non tocco più i poli, ma intervengo soltanto sugli zeri. Ora, senza che vi stia a fare un po' tutto il discorso, se ci pensate, implementare questa cosa qui con un codice, tipo quello che ho fatto prima, è una cosa assolutamente banale, no? Perché in pratica si tratta di scrivere U diversamente, mettendo cambiare soltanto questa riga qui di U e metterci questa riga qua. Di fatto non mi cambia praticamente niente. In sostanza, queste modifiche che dal punto di vista analitico nella composizione della funzione di trasferimento sembrano modifiche importanti, guardando il codice diventano spostamenti di una riga. Ok, poco di più. Quindi, cioè, la complessità del calcolo non rende ragione della complessità apparente del sistema. Va bene. Ok, allora, vedere una cosa sempre in modo abbastanza rapido, modo per velocemente determinare i parametri di un controllore PD, sulla base di specifiche semplici, se il sistema si comporta bene, è il metodo cosiddetto di Ziegler-Nichols. Ok? Abbastanza facile, lo vediamo rapidamente. Che cosa c'ha di interessante il metodo? Pensate, il metodo è 41, okay? Quindi siamo, il metodo ormai farà tra poco, ha fatto 80 anni. E perché è estremamente semplice e vi consente di determinare i valori dei parametri del controllore non sapendo esattamente la funzione di trasferimento che volete controllare, quindi quella della PDS. Però avete bisogno di, diciamo, informazioni di massima sul fatto che si comporti bene, diciamo che non siamo, ma tipicamente è sufficiente che sia stabile e che non inverta perché il metodo funzioni, e poi facendo sostanzialmente una o un paio di misure che, diciamo, compensano il fatto che non conosciate il sistema. Questa è una cosa che può essere utile anche nel caso dei convertitori che vediamo noi, perché poi può succedere, magari anche in prima battuta, in prima approssimazione, che uno non faccia il calcolo completo della funzione di trasferimento, o che magari voglia studiare una situazione per variazioni abbastanza ampie dei duty cycle, per i quali il metodo, diciamo, della linearizzazione per piccoli segnali non è granché ragionevole. Allora, un primo tentativo può essere quello di decidere parametri con Ziegler-Nichols, e uno poi dopo quello comincia a variare un pochino, cerca di capire, allontanandosi da quei valori lì, come cambiano le cose. Quindi per questo può essere interessante
vederlo. Allora, tanto è una cosa che vediamo velocissimo. Ci sono due versioni, è del 1941. Effettivamente, la versione a ciclo chiuso è una versione a ciclo aperto. La versione a ciclo chiuso è fatta così. Allora, c'è da fare un'ipotesi di partenza. Bisogna immaginare che il processo PDS sia stabile e perché i conti tornino che PD0 sia positivo. Allora, lì che cosa si fa? Si deve fare questa operazione. Vedete, questo già limita un po' la situazione in cui il processo effettivamente si riesca a fare. Si prende il blocco che si vuole controllare, si chiude in sistema a ciclo chiuso con controllore soltanto a proporzionale e si aumenta KP finché il sistema non si mette a oscillare. Ok? Quindi immaginate, io prendo questo, riporto l'uscita in ingresso, questa è la VRF, quindi bloccata, bene, qui metto solo un controllore proporzionale e chiudo in reazione. Questo chiaramente si può fare fisicamente, se ho un motore, se ho insomma, l'oggetto che voglio controllare, posso fare fisicamente una cosa del genere, posso anche farlo dal punto di vista simulato, cioè PDS è un blocco circuitale che conosco poco, lo chiudo in reazione, metto il controllore KP e aumento. Immaginate che KP di fatto è un amplificatore, e aumento un amplificatore ideale, aumento KP. Quindi, uno, chiudiamo il sistema in reazione, con controllore proporzionale, e si aumenta KP finché il sistema non inizia a oscillare. Ok, appena il sistema inizia a oscillare, spengo tutto e mi segno il valore di K. Mi segno due cose. Prendo nota di KP. Di KP, che è K, lo chiamo KPC, KP critico, e di TC, che è il periodo dell'oscillazione. Ok, allora pensate un attimo a che cosa ho fatto veramente. Immaginate per semplicità che P sia un sistema a due poli. Ho chiuso in reazione, ho aumentato il KP, in pratica ho aumentato fin tanto che, lo potete guardare in due modi, potete guardare il diagramma in acquisto, potete guardare i poli, no? Però guardiamo un attimo i poli. Ho aumentato tanto che i due poli mi sono diventati immaginari puri, per il valore di KP uguale a KPC, i due poli sono immaginari puri e il periodo d'oscillazione è l'ampiezza dei poli. E siccome in quel momento il sistema si è messo a oscillare, vuol dire che per quel valore di KP il guadagno d'anello alla frequenza d'oscillazione è uguale a 1. Ok? Quindi questo vuol dire. E allora da lì decido, per esempio, che se voglio un controllore soltanto proporzionale, devo mettere un KP pari alla metà del valore critico. Perché KP pari alla metà del valore critico vuol dire che con la frequenza d'oscillazione il guadagno d'anello sarà, scusate, il margine di guadagno sarà 2. Ok? Quindi mi bastano questi due numeri, faccio tutti con questi due. Guardate, è una cosa estremamente semplice. Se voglio fare un controllore soltanto di tipo P, faccio KP uguale a 0,5
per KPC. Ok? Allora, alla stessa frequenza a cui avevo l'oscillazione, la fase non è cambiata perché ho cambiato soltanto il valore K, ma il guadagno d'anello sarà 0,5 invece di 1 e quindi il margine di guadagno per definizione sarà 2. Quindi questo vuol dire margine di guadagno uguale a 2. Un bel margine di guadagno. Non posso dire granché del margine di fase perché non so niente di come è fatta la forma. No, però margine di guadagno lo posso dire perché so qual è la frequenza alla quale il guadagno d'anello a fase nulla. Ok, bene. Se invece devo fare un controllore PI, il metodo di Ziegler-Nichols mi dice questa cosa qui, mi dice KP uguale 0,45 KPC e TI uguale a 0,8 TC. Allora, com'è che vengono fuori questi numeri? Ve lo dico come vengono così, ok? Assaggio il vento e dico un numero. Qual è il senso? Il senso è semplicemente quello. Vuoi controllare PI? Perché vuoi controllare PI? Perché hai bisogno di azzerare l'offset. Allora, ti do una componente tau I per azzerare l'offset, però cosa succede? Se azzero l'offset, se ti do la componente integrativa, peggioro il margine di guadagno, a parità di altre condizioni. Allora, ripristino quel margine di guadagno che ti ho fatto perdere facendoti abbassare ancora KP. Perché abbassando KP il margine di guadagno aumenta, quindi ho dato una botta a destra, cioè come si dice, una botta a sinistra, una botta a destra, e quindi compenso il fatto di aver messo una componente integrativa che peggiora il margine di guadagno, migliorando un po' il margine di guadagno perché abbasso KP. Perché esattamente questi valori? Più o meno perché sì, perché in generale se P fosse un sistema con un polo dominante, questi numeri sarebbero buoni. Ok? Sistemi no, se non è a un polo dominante, comunque sono un buon punto di partenza, via diciamo. Poi uno non li prende mai così come sono, uno parte di lì e poi comincia a modificare un po' i valori e i parametri per capire come le cose si modificano. Chiaramente queste cose sono molto semplici se il sistema è semplice, no? Quindi se a polo dominante funziona bene, se a poli complessi coniugati abbastanza, poi se c'è più roba è chiaro che... Allora, se invece ho bisogno di una parte PID, perché mi può servire la parte PID? Perché effettivamente voglio tirare su un pochino la componente proporzionale. Allora, che cosa faccio? Qua, per esempio, la ricetta di Ziegler-Nichols è questa qui. Cioè, ok, ti do, se metti anche la parte derivativa, puoi tirare su la parte proporzionale, perché effettivamente c'è la parte derivativa che ti aiuta a buttare giù, ad alzare il margine di guadagno. Come si diceva, aumenta il margine di guadagno a componente derivativa e quindi ti puoi permettere di tirare su KP. Ripeto, questi sono numeri che uno un po' si ricorda quando mette mano a un sistema, ma poi non vanno presi come punto di partenza. Ecco, però diciamo, sono abbastanza facili da spiegare come si dice in inglese ballpark, cioè come area in cui caschi, più o meno vai a cascare là intorno. Va bene. Allora, c'è un metodo Ziegler-Nichols a ciclo aperto anche, quindi senza dover chiudere il sistema di reazione. Allora, questo chiudendo il sistema di reazione è di sicuro più preciso, perché quantomeno io trovo, per esempio, nel caso del controllore proporzionale, il metodo è preciso. Non c'è niente d'approssimato. Quindi metto KP uguale a 0,5 KPC, sono sicuro che ho margine di fase a 2. O lo voglio a un altro valore, lo metto a quell'altro valore, scelgo KP, è definito. Quindi è più accurato. Ci sono delle situazioni in cui però io non posso portare il sistema al limite dell'oscillazione. No, può essere un sistema pericoloso da portare al limite dell'oscillazione. Un forno grande, un impianto, un,
un braccio mobile che si può danneggiare, quindi portarlo al limite dell'oscillazione è sempre un po' rischioso. E c'è un sistema invece, un metodo un po' più approssimato, quindi peggiore come qualità, però più semplice, che consiste nel misurare una risposta a gradino di P e prendere alcuni parametri della risposta al gradino per dimensionare i parametri del controllore. Quindi questo funziona così. Quindi questo è a ciclo aperto, si fa una misura della risposta al gradino di PDS. Allora, nelle situazioni più normali, io vedo una cosa del genere. Per esempio, se questo è UDT, do un ingresso a gradino, magari mi posso mettere benissimo in una situazione in cui tutto funziona linearmente, oppure posso decidere un regime di funzionamento più vicino a quello che realisticamente voglio. Allora, quello che osservo spesso è che un sistema si comporta in questo modo. Spesso si comporta come un sistema che ha un ritardo, poi parte e va al regime. Quindi in pratica vedo una cosa del genere, una risposta fatta così. Così, poi sale e poi va al regime. Quindi questa è la Y di T. Quindi scrivo questa è UDT e questa è Y di T. Questa è P. Quindi vedo una cosa del genere. Allora, dice il metodo Ziegler-Nichols, ok, quando tu hai una risposta del genere, fai questa cosa, tira fuori queste quantità. Prendi qui nella zona dove sale, tira una linea anche qui e guarda l'intercetta. Quindi poi ti servono queste quantità. Questo qui chiami L, questo qui lo chiami T, questo qui lo chiami P0, per definizione quello è P0, e questo qui lo chiami, questa intercetta qui la chiami meno A, dove A ovviamente è positiva. D'accordo? Chiaramente se avessi un sistema con un polo solo, non avrei quella parte L. Quella parte L in pratica si comporta come un ritardo, no? Prima che parte il sistema. Poi a che cosa è dovuto veramente questo ritardo? Boh, non lo so, lo sappiamo. Però insomma lo vedo come un ritardo, cioè, qualcosa che, cioè, lo vedo come un ritardo. Nella pratica, se avessi un sistema solo a un polo, quel T sarebbe il tempo di salita e coinciderebbe con la costante di tempo del sistema, quindi l'inverso del polo, che se fosse un sistema con solo polo. Cosa facciamo in pratica? Chiaramente questi sono quattro parametri, ma non sono tutti e quattro indipendenti, no? Ora, se non mi sbaglio, A su L è uguale a P0 su T, che sono simili due triangoli, quindi di fatto io ho tre parametri indipendenti e con tre parametri indipendenti posso costruire la risposta. Allora io la costruisco così, è una bella approssimazione, dico va bene, facciamo così, questo sistema si comporta come un sistema con un polo a frequenza meno 1 su T e un ritardo di durata L. E il ritardo proprio come se fosse un t-t0, no? Un t-l, in questo caso particolare, ritardo di valore L, nella funzione, nella trasformata di Laplace, compare, vi ricordate, come e alla meno s per L, no? come un esponenziale. Quindi e alla meno j omega L tiene conto del ritardo e il denominatore 1 più j omega t tiene conto del polo.
E quindi questa è la funzione che ho. Allora, se io vado a disegnare rispetto a questo diagramma di Nyquist di P, mi viene una cosa fatta del genere. Questo è y, questo, scusate, sulle ordinate c'è la parte reale, sulle ascisse c'è la parte immaginaria. Questo come è fatto? Vabbè, si vede abbastanza bene. Quando omega è 0, vale π0, che è positivo, e quindi, ops, e quindi vale π0, è qui, no? Questo è il punto quando omega vale a 0. E poi cosa succede? Ho il polo che mi fa perdere pi greco mezzi di fase, e poi ho il ritardo che mi fa avvitare, no, mi fa ruotare intorno all'origine in senso orario, no? Quindi in pratica io ho un andamento di questo tipo. Okay? Posso fare più giri intorno, insomma dipende da quanto veloce scende. Questo supponiamo che sia meno 1. E questa qui, questo è all'aumentare di omega. E immaginiamo che omega asterisco sia la frequenza alla quale la fase è pi greco. Quindi questo è un polo in 1 su t, meno 1 su t. Allora, come possiamo calcolare omega star? Omega star, non omega star, più che altro, sì, anche omega star ci interessa calcolare. Allora, qui noi possiamo fare un ragionamento abbastanza semplice, no? Che è questo. Supponiamo che il ritardo no, non sia molto, questo è un discorso che vale se il ritardo non è, diciamo, è abbastanza più piccolo della costante di tempo. Ops. Se il ritardo è abbastanza più piccolo della costante di tempo, che cosa succede? Succede che per omega 0 io ho pi greco mezzi di fase che mi viene già dal polo. In sostanza, in omega star l'1 al denominatore è già trascurabile rispetto a j omega t. D'accordo? Per cui facciamo così, calcoliamo omega star. Allora, nell'ipotesi omega star per t molto maggiore di 1, che cosa succede? Che i pi greco mezzi del pi greco di fase che voglio, pi greco mezzi me li dà il denominatore e pi greco mezzi me lo deve dare il numeratore. Quindi in pratica quando omega L è uguale a pi greco mezzi, la fase vale pi greco. Ok? Quindi basta scrivere omega L, omega star per L uguale a pi greco mezzi. E quindi qui trovo omega uguale a pi greco su 2L. Chiaramente questo vale se, e qui come vi dicevo, omega è anche molto maggiore 1 su t, quindi questa è una cosa che funziona bene se L è molto più piccolo di t. No, a questo punto ho trovato omega star e posso ricavare in corrispondenza di omega star quanto vale pi, perché io posso dire, ok, va bene, a questo punto pi di j omega star vale, qua facciamo il modulo, tanto la fase so già quanto vale pi 0 diviso, sotto c'è omega per t, omega star per t. Quindi questo è pi diviso omega star, L per 2 per pi greco per t. Ora, P0 per L diviso T fa A, per quello che abbiamo scritto qui, quindi questo lo posso scrivere come 2A su pi greco. Questo è il modulo, chiaramente poi è un valore reale negativo, quindi sarà col segno meno.
Allora, va bene, quindi vedete, io in questo caso che cos'ho? Dunque, aspettate, ho scritto giusto. Questo è uguale, eh? Questo è uguale, quindi questo è P. Allora, a questo punto io posso definire le quantità, perché per esempio, se voglio fare un controllore soltanto proporzionale, per esempio, se voglio fare un controllore proporzionale, allora che cosa avrò? Avrò che PC di omega star in modulo sarà 2A su pi greco per KP. Perché la fase non cambia, aggiungere un controllore proporzionale non mi cambia la fase, mi moltiplica il valore in omega star in cui la fase è, nu, è la fase pi greco per KP e quindi margine di guadagno è pi greco diviso 2A per KP. Per cui, per esempio, Ziegler-Nichols mi dice che okay, scegli KP uguale a 1 su A. A questo punto il margine di guadagno viene pi greco mezzi, che è insomma quasi 2. Ok? Quindi se scelgo KP uguale a 1 su A, allora il margine di guadagno è uguale a pi greco mezzi. E quindi, come nel metodo di Ziegler-Nichols a ciclo chiuso, questo è abbastanza preciso. Insomma, io ho una ricetta per avere un criterio buono per calcolare il KP di un controllore solo proporzionale partendo dall'informazione della risposta a ciclo aperto. Ora, questa è più approssimata dell'altra perché chiaramente qui ho fatto un'approssimazione nel momento in cui ho scritto in questo modo, con un polo in ritardo, la funzione di trasferimento del controllore, del processo, ok? Lì c'è un'approssimazione perché effettivamente, immaginate se il sistema ha due poli complessi coniugati, questa risposta qui è giusta fino a un certo punto, ok? Però, diciamo, più o meno, è un punto di partenza, ok? Quindi, la scelta delle altre quantità, di nuovo, è fatta con lo stesso criterio, è un pochino, qualitativa. Quindi se voglio fare un controllore tipo solo proporzionale, scelgo KP uguale a 1 su A. Se lo voglio fare proporzionale e integrativo, lui dice prendi come TI 3 volte il ritardo e a questo punto però fai KP un po' più piccolo perché hai perso qualcosa nel margine di guadagno. Se invece vuoi aumentare KP, devi mettere anche un controllore derivativo, quindi qui abbassi questo polo, tiri su quest'altro e a questo punto qui ti può permettere un po' di più. Vale lo stesso discorso che vi facevo prima, cioè il KP da solo in un modo quantitativo approssimato si identifica abbastanza bene, quando aggiungiamo gli altri coefficienti è veramente molto qualitativo. Però ecco, e va interpretato proprio in questo modo, da che parte comincio? E devo cominciare da dei valori un minimo, diciamo, plausibili, parto di lì e poi inizio a cambiare finché non trovo la risposta che mi piace. Quindi questo vale sia che questo controllo qui lo faccia con un simulatore, che è relativamente facile, cambio parametri finché le cose cominciano a tornare, sia che invece sia su un banco di misura e abbia delle manopole da girare e vedere se effettivamente riesco a migliorare il tipo di controllo. Ok. Va bene, c'è dunque su questo
questo fronte qui c'è un ultimo diciamo, ragionamento che volevo farvi, che riguarda un dettaglio, ma insomma, visto che è una cosa che si incontra ogni tanto nella pratica, vale la pena farvelo vedere, tanto mi prende giusto 5 minuti. E che cosa succede? Questo è il cosiddetto problema dei wind up. Allora, il problema del wind up capita in diverse circostanze e capita perché un integratore reale è diverso da un integratore ideale. Cioè, voi un integratore ideale avete un integrale scritto analiticamente e quindi se avete un segnale costante, immaginate di mandare all'ingresso del controllore un errore, va bene, perché avete un motore da controllare, la velocità del motore non corrisponde alla velocità impostata, ok? Poi nel controllo in ciclo chiuso avete un errore positivo e questo errore vi fa aumentare il segnale all'ingresso del controllore e che serve a farvi aumentare il segnale all'ingresso del motore. Va bene? Per esempio aumenta la tensione d'ingresso perché bisogna andare più veloce, il controllore fa il suo filtraggio e poi aumenta la tensione d'ingresso del motore. Immaginate che P sia il vostro motore. Va bene? Ora, immaginate di aver messo un controllore integrativo, con una componente integrativa, perché volete azzerare l'offset. Allora, l'uscita dell'integratore aumenta sempre. Allora, immaginate che per qualche motivo la velocità che avete impostato voi non la potete raggiungere. Volete andare a 130 non ci arrivate perché la potenza del motore, la strada, eccetera, non vi porta a quella velocità. Che cosa succede? Succede che all'uscita del controllore, all'ingresso del controllore avete sempre un errore positivo, il controllore continua a integrare e nel tempo diverge l'uscita del controllore. D'accordo? Ora, nella pratica non è che divergerà all'infinito, se quella quantità lì poi corrisponde alla tensione che è applicata all'ingresso del motore, per qualche motivo quella tensione viene saturata. Quindi a un certo punto voi che cosa vi trovate? Vi trovate che avete di fatto perso il controllo, nel senso che il valore della quantità all'uscita del controllore viene sicuramente tagliata andando all'ingresso del processo da controllare, perché di fatto fisicamente c'è un limite a valore che si può inserire e chiaramente, diciamo, in prima battuta voi non riuscite ad azzerare mai l'offset, no? Quindi non riuscite mai ad avere un errore nullo. Ora, questo di per sé non sarebbe nessun problema. Il problema quando è? Il problema è quando voi cambiate comando. Immaginate di volere a questo punto abbassare la velocità oppure invertirla. Ah, che cosa succede? Voi volete, immaginate che avete impostato 120, andate a 100, quindi avete questo errore positivo che viene integrato nel tempo, poi a qualche punto volete cambiare, volete portarvi a 90. Ok? Cos'è che succede? L'errore si inverte di segno, però siccome il controllore ha una componente integrativa, prima che l'uscita del controllore raggiunga un valore ragionevole, deve scendere rispetto al valore che ha ottenuto, che può essere anche molto più alto. Ok? Perché avete integrato un segnale che può essere diventato veramente completamente fuori misura. Quindi, in pratica, questo è il problema del wind up. Cosa succede? Che di fatto dovete riavvolgere il valore, scendere far scendere l'uscita del controllore, almeno della componente integrativa del controllore, fino a un valore nel quale effettivamente il controllore comincia ad avere grip di nuovo, cioè comincia ad avere un effetto. Ok? L'ho detto in modo un pochino qualitativo, proviamo a formalizzarlo un po' meglio. Cioè, di fatto è come se tra il controllore e il processo ci sia inserito un blocco che ha un comportamento a soglia.
Di fatto è questo che è quello che è successo, per cui qualunque sia l'uscita del controllore, comunque più di tanto all'ingresso del processo non va. Come se aveste una cosa del genere, quindi avesse qui, come se voi aveste qui il processo, qui la sottrazione, questo è Y, mi ha chiamato, questo è l'errore, sì, opsi, tornato. Io lo vedo, sì. Questo è il controllore. Qui c'è la quantità all'uscita del controllore, che però non entra direttamente all'interno del processo, ma c'è un blocco non lineare con un comportamento a soglia. Quindi immaginate che questo comportamento a soglia sia fatto così. Questa è l'uscita che va all'ingresso vero del processo. Questa è una certa quantità UC. Quindi quando, finché U è più piccolo di UC, questa è una funzione di trasferimento 1, quando però U supera UC, e questa satura. Quindi allora, che cos'è che succede quindi? In pratica, numericamente qui l'errore rimane costante, il controllore continua a integrare, ok? Questo qui U comincia a salire. A un certo punto va a raggiungere valori particolarmente alti, il processo non se ne accorge neanche più, perché ormai quando U ha superato UC non cambia niente. Quindi non ha disturbi particolari il processo, semplicemente non riesce a annullare l'errore. Okay? Vi trovate una differenza tra valore impostato e valore effettivo che non riuscite a annullare. E va bene. Se però cambia l'ingresso, decidete di abbassare improvvisamente la velocità, che cosa succede? Che qui dovete cominciare a togliere all'integrale, quindi avete tutto un tempo di ritardo, tutto un ritardo nella risposta del sistema dovuto al fatto che si è allungato troppo l'uscita del controllore e dovete richiamarla prima che cominci a funzionare. Ok? Insomma, è un problema banale se uno ci pensa, se uno non ci pensa è un problema, no? Perché com'è che si risolve? Si risolve semplicemente se C è un controllore numerico, si fa in modo che l'uscita U di C, il valore dell'integratore, non possa mai superare un certo valore di soglia. Ok? Si è bloccato lì, poi così che scende. Se invece C è un controllore analogico, è diventato più difficile in realtà in quel caso lì, perché bisogna controllare l'uscita di C. Se l'uscita di C supera un certo valore soglia, bisogna inibire l'integratore, va a bloccare l'integratore. Perché sennò vi causa un ritardo che può essere anche molto significativo. D'accordo? Quindi qui, giusto per appuntare una cosa, c'è un problema se C ha una componente integrativa. L'uscita di C può essere molto maggiore di UC o molto minore di meno UC. E questo si risolve soltanto, bisogna inibire l'integratore in C se U è maggiore in modulo di UC. Okay, quindi numericamente questa è una cosa che si fa in un attimo, tornando indietro a quel pezzettino di microcodice che abbiamo scritto, è chiaro dov'è il punto, no? Prima di questo i bisogna mettere un if, effettivamente se i ha già raggiunto il livello massimo dell'integratore va inibito. Cioè, quindi questa è abbastanza, è veramente una riga in più e basta. Altrimenti, chiaramente facendo la cosa analogica, bisogna aggiungere un pezzo non lineare di fatto, no? Che in funzione del valore della componente integrativa stacca l'integratore. Quindi nella pratica, insomma, come spero sia abbastanza evidente, è chiaro che si ragiona bene facendo i conti con funzioni in tempo continuo, usando la trasformata Laplace,
ma poi al momento dell'implementazione del circuito diventa tutto molto più semplice, ci sono un sacco di, anzi, anche gradi di libertà in più che si possono ottenere se la parte di controllo viene fatta in modo digitale. È chiaro, ogni cosa diventa estremamente semplice in quel caso lì. Ok, va bene, io mi fermo qui.